In tempi passati, alberi e uomini erano buoni amici. Il mio vicino Totoro. In giapponese Tonarino Totoro, scritto e diretto da Hayao Miyazaki e uscito nelle sale giapponesi il 16 aprile 1988, arrivato poi in Italia nel 2009, quindi con 21 anni di ritardo. Un po' un peccato perché questo film è un vero e proprio gioiellino, meno male perché il doppiaggio in italiano dei film d'animazione giapponesi o anche delle serie giapponesi negli anni 80 appunto non era questo granché, quindi ancora un grazie enorme alla Lucky Red che l'ha poi doppiato e portato e distribuito qui in Italia. Miyazaki Sensei per scrivere questo film si è ispirato in gran parte alla mitologia giapponese e allo shintoismo, al quale voglio assolutamente dedicare anche a quello una sequela di video. Sia lo shintoismo in sé, sia come i giapponesi vivono la religione, perché è qualcosa di fantastico ed è qualcosa anche da prendere a modello, secondo me. E si è ispirato anche in parte alla sua personale vita, dato che quando era piccolo si è dovuto anche lui spostare in campagna, come le protagoniste del film, a cui poi tra poco arriveremo, proprio perché sua mamma era malata di tubercolosi. Questo film ha vinto diversi premi. L'anime Grand Prix di quell'anno, premio come miglior film anche al Mainichi Film Concourse e inoltre nella rivista Empire inglese, che tiene la classifica dei migliori 10, 100 e 500 film migliori di tutta la storia, il mio vicino Totoro è al 275esimo posto. Non male, direi proprio non male. Ed è tuttavia una cosa che a me sorprende tantissimo, non perché il film non se lo meriti, ma perché è un film decisamente particolare, specie se lo confrontiamo con i due precedenti. Ma a quello ci arriviamo tra un attimo. Prima ci tengo moltissimo a raccontarvi la trama, ovviamente senza spoiler, ma anche il raccontarvi la trama forse vi farà capire il perché io sia così stupito da questo film. Perché questo film mi lascia decisamente interdetto, in senso buono, ovviamente. Il film prende luogo negli anni 50, nelle campagne che circondano la Tokyo dell'epoca, che noi non vedremo mai, però. Due piccole bambine, rispettivamente di 11 e 4 anni, se non mi ricordo male, ovvero Satsuki e Mei, si sono trasferite in quella zona con il padre Tatsuo. Questo perché la loro mamma e moglie, ovviamente, è in ospedale per via appunto di una malattia. Non sappiamo se sia la stessa tubercolosi che aveva la madre di Miyazaki, ma sappiamo comunque che è in questo ospedale e quando viene comunque mostrata al pubblico sembra che se la stia cavando, quindi il film non spinge tanto a drammatizzare questo aspetto qui, diciamo. La pellicola è più che altro incentrata sul far vedere queste bambine in questo loro nuovo piccolo mondo, perché abitano in una casa nuova, vanno in una nuova scuola, hanno nuovi vicini e soprattutto l'ambiente che le circonda è qualcosa di sensazionale. Come ho già detto, si sono trasferiti in campagna e la loro casa è circondata da un enorme e rigoglioso e meraviglioso bosco. Dentro questo bosco, poi, scopriremo che vivono degli spiriti giapponesi, appunto, il quale spirito principale e protettore è appunto Totoro, questa sorta di gatto procione bipede che appunto ha diverse caratteristiche, ha diversi poteri, tra cui quello di poter fare crescere e germogliare le piante, ha la responsabilità di proteggere quel meraviglioso luogo, nonché tutti i suoi abitanti, sia che siano animali e piante, sia che siano altri spiriti.
basta. E basta. Cioè, questo è il film de Il mio vicino Totoro. E questo. Niente di più, niente di meno. Ed è bellissimo, ma è talmente semplice e puro, perché proprio come scritto è puro, non c'è un grande dramma, anche la malattia della madre non è drammatizzato appunto così tanto, oppure i loro cambiamenti, piccoli o grandi che siano, è tutto espresso con una leggerezza tale che è disarmante ed è dolcissimo. È sensazionale il fatto che poi questo film sia quello rappresentativo dello studio, tanto che appunto dall'uscita di Totoro in poi Totoro è diventato la stessa mascotte dello studio. Ma appunto questo film, come ho detto, è incredibilmente semplice, soprattutto se confrontato a La puta castello nel cielo e soprattutto a Nausicaa della Valle del Vento, che lì c'erano i mega contestoni, lo steampunk, i velivoli, tutte le organizzazioni politiche, soprattutto nel manga di Nausicaa c'era tutta questa storia qui. E poi arriva Il mio vicino Totoro, che dura meno di un'ora e mezza e che racconta una storia così... Non ho parole, non ho davvero parole, è qualcosa di meraviglioso. Semplice ovviamente non vuol dire banale, perché nulla di quello che viene raccontato qui è banale. Potrebbe esserlo, fosse in mano magari ad altri registi o ad altri scrittori, ma Miyazaki sa come trattare i personaggi molto giovani e sa per trattare i loro drammi, e soprattutto sa come non farteli pesare, grazie a Dio. E per questo Il mio vicino Totoro è qualcosa di assolutamente fantastico. Questo film infatti è principalmente incentrato all'incontro e al rispetto e all'amore per la natura. Ma come aveva detto anche Dario Moccia nel video in cui parlava di tutta la Studio Ghibli, che trovate sempre linkato nella descrizione di tutti i video della Studio Ghibli Anthology, non è il naturalismo spicciolo, cioè non è andiamo ad abbracciare agli alberi e diamo da mangiare piccioni o a Poppo, ma appunto è un vero e sincero incontro con la natura che ci circonda e con la natura che dobbiamo preservare. Perché oggi più che mai ci si rende conto che il mondo, dal punto di vista ambientale, sta veramente andando a ramengo. Quindi Il mio vicino Totoro, proprio per questo, è un film sempre e comunque attuale, che dovrebbe essere far rivisto a iosa, specie alle nuove generazioni ogni volta. E inoltre ai bambini e ai ragazzi in generale farebbe bene vedere questo film, non solo appunto per il concetto del rispettiamo e vogliamo bene alla natura, appunto in un modo non banale, non scontato, ma serve anche per far capire ai più piccoli, ma anche per risvegliare un po' i più grandi, sia il concetto dell'amore della natura, ma anche delle piccole o anche grandi delusioni che si possono avere da bambini. Appunto, il film, come ho già detto, non è incentrato sul volerti far pesare i drammi che vivono le due protagoniste. È tutto preso con molta leggerezza, però comunque ci sono delle delusioni, ci sono delle cose che fanno stare un po' male le due giovani protagoniste, che comunque riescono ad affrontare e a migliorarsi, proprio perché riescono ad affrontare questo tipo di situazioni. E nulla ragazzi, questo è il film,
Il video non sarà durato nulla, ma appunto è così semplice e leggero che non ci sono altre parole per descriverlo. Quindi ragazzi, andatevelo assolutamente a recuperare se non l'avete mai visto, cosa di cui dubito, però voi comunque nel caso andatevelo lo stesso a vedere. Dura neanche un'ora e mezza, quindi se volete proprio rilassarvi, cosa che vi consiglio in modo tale da farvi ancora cogliere ancora di più dalla dolcezza di questo film, guardatelo. Non ho esattamente una scena preferita per questo film perché mi piace proprio tutto. E anche perché non ci sono così grossi momenti salienti da dire questo è per me è l'apice del film. Ammetto che ho riso un po' quando ho visto che anche in questo film Miyazaki ha fatto di tutto per inserire il componente volo e scena dove un personaggio vola in qualche modo, sia appunto con Totoro che grazie alla sua trottola gigante, se così si può definire, a un certo punto spicca il volo, e sia dal giovane ragazzo Kanta che si costruisce il modellino dell'aereo. Miyazaki, se non ci infila un aereo in qualche modo, proprio non è contento. Per quanto non abbia una scena, ho un aneddoto un po' simpatico riguardo a questo film. Come forse vi avevo già detto quando vi avevo parlato della storia dello studio Ghibli, o nel video della studio Ghibli in generale, la studio Ghibli non accetta che i propri film vengano tagliati o editati in modo strano o particolare dalle case di produzione che ne acquisiscono i diritti per distribuirlo nei vari paesi. Quando è arrivato in America, Harvey Weinstein, che credo ve lo ricordiate per la questione dello scandalo sessuale, voleva assolutamente tagliare questo film per accorciarlo ancora di più e aggiungere delle canzoncine e dei momenti più simpatichini per rendere il tutto più commerciale. Ovviamente la notizia è arrivata a Miyazaki e non gli è andata assolutamente giù. Tanto che dal Giappone fino all'America ha mandato a Weinstein stesso un pacco con dentro una katana in regalo e un enorme foglio con soprascritto No Cuts. E che dire? Fa già ridere così. Miyazaki credo che rimarrà sempre uno dei più grandi personaggi della storia del cinema in assoluto di tutti i tempi. E quindi, dopo aver fatto un video brevissimo dove ho detto praticamente l'ovvio, io vi saluto e mi scuso ampiamente, 3 volte mi scuso, 1000 volte mi scuso per tutto il tempo che ci è voluto, ma fare la scuola internazionale di comics insieme a un'università più altri impegni che gravitano intorno mi ciuccia via davvero tantissimo tempo. Spero nell'anno nuovo di poter portare più video perché ho visto che in quest'anno ho caricato pochissima roba, quindi ci devo assolutamente dare più sotto. Mi spiace un po' che questa volta per il contest delle copertine dei video della Studio Ghibli Anthology riguardo al mio vicino Totoro non sia arrivato niente. Colpa mia che però carico di rado. Quindi vedrò di fare del mio meglio. Ditemi se questa nuova inquadratura, se questa nuova fotografia, eccetera, vi sconfiffero, oppure se preferivate prima, anche se non credo. E
Tra l'altro dietro ho la cartina del Giappone bella bella e potete ammirare il disordine che regna sovrano qui dentro. Cosa dirvi ragazzi? Nulla, io vi ringrazio per essere arrivati fin qui. Il prossimo video della Studio Ghibli Anthology che uscirà sarà quello sulla tomba delle lucciole. Quindi appunto, chi vuole partecipare al contest, liberissimo di mandarmi qualcosa, anche riguardo al mio vicino Totoro, dato che non è arrivato nulla. Spero di non far passare un mese intero prima che esca il prossimo video della Studio Ghibli Anthology, ma soprattutto vedrò di far uscire magari un altro paio di video prima, che voglio fare non riguardanti la Studio Ghibli, anche perché per quanto mi piace la adori, preferirei evitare che diventi un canale tematico solo di quello, se no non se ne esce più vivi e non posso più fare null'altro. Quindi, ragazzuoli, io vi ringrazio molto, vi invito ovviamente ad andarvi a recuperare, anche se quasi sicuramente sarà un rivedere il film del mio vicino Totoro, ricordandovi che i DVD li potete comprare nelle vostre edicole di fiducia, sicuramente, cioè più che edicole, alle vostre fumetterie di fiducia, e mal che vada, alla Feltrinelli c'è sempre l'angolo di film giapponesi e 9 volte su 10 quasi tutti i film sono della Ghibli, quindi state tranquilli. Noi ci vediamo presto e se non riuscissi a caricare un video prima di Natale o Capodanno, buon Natale e buon anno nuovo.